Dopo il filotto di vittorie, 7 nelle ultime 8 gare, per la legge non scritta dei grandi numeri poteva anche accadere. Eppure la caduta è arrivata in attesa contro una squadra in difficoltà di classifica, l'Agnonese aveva la metà dei punti del Pineto e che quindi sulla carta forse doveva allungare la striscia positiva. Alla squadra di Amauro invece è andato tutto storto, merito dell'avversario che ha giocato un buon primo tempo trovando anche il gol partita, ma anche demerito di un Pineto troppo abulico con un centrocampo spesso e volentieri in balia dell'avversario. Biancazzurri decisamente meglio nella ripresa, hanno comandato il gioco senza tuttavia sfondare il muro molisano, anzi rischiando tanto nelle rapide ripartenze a cui si esponevano. Nel finale è arrivato anche il rosso diretto per Stefano Madio, come dire un pomeriggio da resettare, anche se al netto dei tanti errori commessi il Pineto non meritava di perdere. La squadra, questo sì, ha confermato la sua solita tendenza, quella cioè di fare una fatica tremenda contro avversari che per necessità o caratteristiche giocano un calcio concreto e poi sanno difendere. Ed ora le fasi salienti del match. Avete già visto al 10° minuto il tentativo di Marianeschi. Al 22° ottima scelta di tempo del portiere del Pineto Fargione che riesce ad anticipare Formuso lanciato a rete. Un minuto dopo però arriva il gol partita. Conclusione di Page, Fargione para ma non trattiene, irrompe Formuso che mette in sacco. Il 23enne arrivato dal Fasano mette così a segno la sua prima rete con la maglia granata. Al 32esimo ospiti vicino al raddoppio ancora con Formuso che arriva leggermente in ritardo su traversone di Page. Pineto pericoloso 2 minuti dopo, su corner l'impatto di Mazzei è buono ma il pallone sorvola leggermente la traversa. Nient'altro da segnalare nei primi 45. Ripresa, il Pineto si presenta con Esposito al posto di Marianeschi, ma è un po' tutta la squadra ad essere diversa e più determinata. 6° minuto, Tomassini arpiona un pallone in aria e conclude reattivo il portiere molisano Corbo. La palla continua a danzare in area ospite fino a quando il collaboratore dell'arbitro non sbandiera un fuorigioco e ferma tutto. 14esimo, Pineto ancora pericoloso, bello spunto di Ciarcelluti in area, sfera ad Amadio che conclude però troppo centralmente. Nel Pineto entra Massa per Fratangelo, cambi anche tra gli ospiti, Salifu per Formuso e Sorgente per Cerase. È proprio il neoentrato Sorgente, spreca un'azione rapida di ripartenza tirando fuori da ottima posizione. Altre forze fresche per il Pineto, dentro di Rocco per Ciarcelluti. La squadra di Amauro ci prova ancora, corner, pericoloso Pepe ma nulla di fatto. La squadra molisana si rivede al 40esimo con Salifu al lato di poco. Un minuto dopo, nuova occasione per il Pineto, Villanova al tiro, respinge il portiere, Esposito, sfera alta. È l'ultima azione della squadra di Amauro e termina anche la partita di Stefano Amadio. L'arbitro Grasso di Ariano Irpino tira fuori il rosso diretto. Il Pineto si getta rabbiosamente in avanti, ma il risultato non cambia. L'Agnonese espugna per 1-0 il Mariani Pavone. Che cosa non ha funzionato in particolare secondo lei? Noi abbiamo visto che a centrocampo ha fatto molta fatica, almeno oggi il Pineto. Ma sicuramente abbiamo fatto fatica nella costruzione del gioco perché loro erano molto compatti e molto aggressivi e non ci permettevano di fare il nostro gioco che facciamo di solito. E loro hanno impostato anche la partita sulle ripartenze, infatti sulla nostra palla persa a centrocampo c'è stato il gol dell'Agnonese e quindi abbiamo sofferto, ma questo nella prima frazione perché nella seconda parte la ripresa il pallino è stato in mano vostra. Sì, nella seconda parte di gara abbiamo giocato 50 minuti dentro la metà campo avversaria e andando sul fondo, mettendo la palla dentro non so in quante volte, quanti angoli abbiamo calciati, 4-4 mi sembra ricordo consecutivi, quindi la squadra ha provato in tutti i modi a riequilibrare la partita e ha dato tutto e non avrebbe meritato la sconfitta tutto qua. Diciamo un po' inaspettata, devo essere sincero, perché Pineto è una squadra che veniva da 7 vittorie nelle ultime 8 gare, hanno giocato sabato, noi invece non abbiamo potuto fare questa variazione, abbiamo giocato domenica, abbiamo riposato un giorno in meno, siamo partiti stamattina svegliandoci alle 7 di mattina, insomma c'erano tutti i presupposti per fare una figuraccia, però il calcio è incredibile, è strano, è veramente una cosa difficile da spiegare. Abbiamo spolverato una prestazione molto molto buona perché credo che la vittoria sia stata anche meritata oltre che trovata e perché in contropiede loro hanno attaccato tantissimo il secondo tempo e si sono alzati tantissimo e si sono inevitabilmente esposti al contropiede.
una squadra più attenta in contropiede l'avremmo anche potuta chiudere. È l'unico appunto che posso fare i miei.